Allora, dobbiamo chiarire una cosa. Io non so cosa voglia dire la parola autocontrollo. Ormai penso che si sia capito. Quando trovo roba a poco, io la compro. E ancora una volta, ho comprato altri 25 DVD, tutti quanti a un euro. Guardiamoli. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mercatini dell'Usato, anche se effettivamente diciamo che questo rientra più nella categoria blockbuster, però va bene, Mercatini dell'Usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Come da titolo, ancora, visto che già è successo un'altra volta, ho comprato lo stesso, è stato un caso, ve lo giuro, è stato un caso, abbiamo, perché questa volta non sono andato da solo, comprato la stessa quantità di DVD dell'altra volta, ovvero 25, spendendo 25 euro. E questa volta appunto è un po' un misto, visto che sono andato sia io che la mia ragazza. Abbiamo fatto una spesa unica e abbiamo preso DVD che piacciono un po' a lei, piacciono un po' a me e piacciono un po' a tutti e due. Quindi iniziamo subito col primo DVD, che già si vede da qui e che ammetto di non aver mai visto fino a settimana scorsa, ovvero Benvenuti a Zombieland. Di questo film ne avevo già sentito parlare moltissimo ed ero già curioso di vederlo, e so che di recente, non so effettivamente da quanto, è uscito anche il secondo, e devo essere sincero, è un film sugli zombie comunque molto diverso dal solito, fatto bene per carità, anche se si vedono un po' gli effetti speciali, ma fatto bene, è divertente e ci sono personaggi comunque abbastanza unici nel loro modo. E come ho detto, l'ho visto settimana scorsa, è stato carino e non vedo l'ora di vedere anche il secondo. Poi, il secondo DVD, diciamo che questo l'ho scelto per me perché l'ho visto e molti effettivamente non parlano bene di questo film, ma a me è piaciuto molto per l'idea, ovvero cambia la tua vita con un click. Adam Sandler in questo film, secondo me, diciamo che ha dato un bello spintone a questo film, perché ha quella faccia molto simpatica, ma che quando entra nel serio inizia veramente a farti capire, oh cazzo, sta andando seriamente questo film. E come concept, questo film a me era piaciuto tantissimo e non so perché la gente non ne parli bene di questo film, a me è piaciuto un casino. Poi, altro film che ho comprato per me, anche se inizialmente ero un po' titubante perché ho detto ok, però alla fine ho detto costa un euro, che cacchio di problemi faccio. Dragon Ball Z, la resurrezione di F. Ok, devo essere sincero, la resurrezione di F non mi ha fatto impazzire granché, però è fatto bene. Ma devo dire che effettivamente per lo stesso prezzo l'altra volta avevo comprato Broly e sinceramente fra i due questo vince. Anche perché questo per lo stesso prezzo appunto c'ha un DVD tristissimo con niente sopra se non il logo, mentre questo aveva, sempre per un euro, custodia olografica, DVD double face, il DVD effettivamente fatto bene, le cartoline e una cartolina di Super, più una figurina che ho messo via perché non volevo si rovinasse, di Dragon Ball Super. Capiamoci. Questo qui l'ho comprato per entrambi. Ancora auguri per la tua morte 2. Questo film l'ho comprato perché ovviamente ho comprato auguri per la tua morte. E come potete vedere questo è ancora impacchettato. E no, non l'ho pagato 10 euro ma l'ho pagato 5 euro, ovvero 4 euro in più di questo. Ma sono curioso di vederli entrambi perché questo soprattutto ha il finale alternativo inedito. E come concept questi due film già al trailer mi avevano attirato tantissimo, ovvero questa ragazza viene ammazzata e continua a rivivere la giornata ancora fino a che in teoria non scopre chi è l'assassino. E beh, non vedo l'ora di vederlo. Ecco, questo faccio prima prendere il malloppone intero perché sono tutti 1, 2, 3, 4, 5, 6 film italiani. E come ho già detto, io sto già collezionando da un po' di anni a questa parte la maggior parte dei film italiani, ovvero della vecchia guardia più che quelli recenti, perché mi piace rivivere un po' quell'Italia anni 80-90 che ovviamente io non ho vissuto e vederla con occhi diversi, poter vedere uno squarcio di un'Italia molto diversa da quella attuale, come quella di Yuppies, anche se questa è Yuppies 2, visto che Yuppies 1 già l'abbiamo comprato ed è di là. Yuppies, tra l'altro, è ancora uno di quelli che ho comprato ma che ancora devo vedere, quindi non so molto e non voglio saperne prima di vederlo. Questi invece sono tutti quanti DVD di Fantozzi. Ok,
Fantozzi, lo ammetto, l'ho scoperto molto dopo la mia giovinezza, l'ho scoperto verso la mia adolescenza e guardandolo mi ha fatto pensare moltissimo perché veramente è quasi recente la cosa, è quasi veramente uno squarcio di un'Italia che veramente la guardi e dici oh santo Dio era così, veramente è così, l'italiano è così. E mi sono appena accorto di una cosa, stupido io, ho comprato 5 DVD di Fantozzi e ne avevo già uno a casa e me ne sono appena accorto adesso perché ce l'ho lì. Fantozzi alla riscossa, ora ne ho 2 copie. Questa tra l'altro l'avevo pagata tipo 1,80€. E beh, ho comprato tutte le edizioni possibili di questi DVD con la fascia rossa perché credo siano le versioni più recenti, mentre questi purtroppo erano gli unici rimasti. Questi tra l'altro mi sa tanto di una di quelle collector tipo che sparavano fuori in edicola, compra le commedie anni 80! E quindi abbiamo Fantozzi subisce ancora, Fantozzi il ritorno, Fantozzi 2000 la clonazione, Fantozzi in paradiso e infine il prima citato, Fantozzi alla riscossa. Questo tra l'altro non so perché non l'abbia comprato fino ad ora, forse perché quando trovavamo i DVD di questo film li trovavamo sempre in edizione base, ho detto vabbè prima o poi lo compro, alla fine ho trovato questa edizione cartonata e ho comprato Pirati dei Caraibi, la maledizione della prima luna. Sapete che se io trovo un'edizione diciamo speciale vado a preferire quella rispetto a un'edizione normale, ma alla fine qua dentro abbiamo un libretto illustrativo di tutto il film e 2 DVD, uno è il film, uno tutti i contenuti speciali. La maledizione della prima luna, sicuramente capolavoro, anche se devo dire fino al terzo film dei Pirati dei Caraibi a me è piaciuto, gli ultimi non mi hanno fatto impazzire ma comunque sono fatti bene. Questi due invece ammetto che ero sicuro di avere almeno il primo, invece rileggendo tutta la mia lista mi sono accorto di avere solo il 5 perché l'avevo trovato tipo a 2 euro con anche il pupazzo di Scrat, ovvero appunto L'era glaciale 1 e 2. L'era glaciale 2, il disgelo, edizione base, con però le inedite avventure di Scrat, e infatti ho preso questo rispetto a un'altra edizione che non ce l'aveva, mentre l'era glaciale 1, edizione speciale con 2 disc, con tante novità, ovvero il primo disco, quello del film, e il secondo disco, quello dei contenuti speciali. Cosa bella della copertina invece è che se la apri c'è anche l'inserto ovviamente con tutte le robe dei contenuti speciali, ma anche dai creatori dell'era glaciale, Robots. Vieni a conoscere i Robots solo al cinema dal 24 marzo. Ammetto di ricordarmi poco di quel film, ma so che non mi aveva fatto impazzire. Ah, questo invece l'ho preso ovviamente perché fatto da, diciamo, gli attori tra virgolette, di una delle mie serie preferite, ovvero Jackass. Bad Grandpas, presentato da Jackass. In questo film Johnny Knoxville fa il vecchio, scenetta anche che fanno molto spesso in Jackass, e beh, fa finta di essere un nonno di questo ragazzino, e non è un bravo nonno. Però diciamo che questo film racchiude un po' tutto quello che è, diciamo, un po' Jackass, ma anche un film comico abbastanza recente, e non vedo l'ora di vederlo questo. Questo, comprato anche questo, edizione con la scatola bella, perché c'erano anche le edizioni classiche, Spider-Man il primo, quello di Sam Raimi, e wow, va che bello, c'è anche una figurina di Spider-Man. C'è anche un cartellino di Man in Black 2. Ma guarda che bello sta scatola, cioè il buco dove c'erano questi foglietti è una ragnatela di cartone ovviamente, però wow. E aprendo ancora questo, anche qui 2 DVD, uno contenuti speciali, uno il film. Però va che bella come sbrilluccica tutto Spider-Man. Questo l'ho comprato sapendo in realtà di sapere che forse sarà una cazzata, perché molti di questi film che hanno la scatola fatta così alla fine sembrano belli per la copertina, il nome e tutto il resto, poi lo guardi e dici, beh, sto film? Il convento. Allora, io non è la prima volta che guardo film della Midnight Factory, ma quando vedi sulla custodia una roba del genere, già capisci che il film non sarà un AAA. Però sai com'è, è un film horror per 1€, dici, vabbè, sti cazzi al massimo.
ci rideremo sopra. Questo grande classico, una scelta che abbiamo fatto tutti e due, Edward Mani di Forbice, grande classico di Johnny Depp, ci sta, molto bello. Anche il prossimo film comprende Johnny Depp, a me non ha fatto impazzire, alla mia ragazza piace molto, Alice in Wonderland. In realtà non è fatto male, perché è comunque fatto bene, è un bel prodotto, ma diciamo che è troppo, non è il mio tipo di film che guarderei. Anche qui contenuti speciali, anche se il DVD è di una tristezza inumana. Anche questo, film Disney, Maleficent. Questo film non sembra male, potrei vederlo anch'io perché sembra fatto bene. Altro film Disney, ma che effettivamente diciamo che fuoriesce da quello che è un po' tutto l'idea cartunesca che avevamo prima, Il mistero delle pagine perdute con Nicolas Cage. Va bene, a me va bene che l'abbia preso solo perché c'è Nicolas Cage. Come si fa a odiare Nicolas Cage? Gli ultimi 5 diciamo che sono più dalla parte di lei che della mia, anche se Independence Day diciamo che non sono del tutto contrario che l'abbia preso, perché c'è Will Smith e Will Smith è bravo. Questo credo che in realtà non se ne sia accorta, ma non me ne ero accorto neanche io che era il secondo, ma abbiamo preso Basic Instinct 2. Io ammetto, non l'avevo visto che c'era il 2, è talmente... cioè, se lo guardi... non ci fai caso che c'è il 2, al prima vista. Però, vabbè, se le piace, troveremo anche il primo. Angeli e demoni. Diciamo che questa serie di film a me non mi ha lasciato niente di che. Forse i libri sono meglio, è molto probabile, ma a livello di film diciamo che non mi ha fatto impazzire. Soprattutto l'ultimo non mi era piaciuto. Amore e altri rimedi. Beh, un altro bel filmetto che sicuramente racchiude una bella storia d'amore e che farà parlare di altri rimedi. E infine l'ultimo film, Serenity, l'isola dell'inganno. Anche questo sembra un bel film, ma io personalmente non lo conosco. L'autocontrollo veramente purtroppo non fa parte del mio vocabolario. Questo ormai credo si sia capito. Perché quando trovi mallopponi di DVD così a un euro, o giochi del genere con un 3x2 o un 6x3, e dici vabbè, chi se ne frega, li prendo, capisci che forse dovresti iniziare un po' a pensare, dovrei fermarmi ogni tanto? E la risposta solitamente è no, col cazzo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Quali sono stati gli ultimi film che avete comprato? Quali sono stati gli ultimi oggetti che avete comprato, come al solito, ai mercatini dell'usato? Fatemelo sapere qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!